Bentornati, video numero 45. Oggi ci chiedevano qual è il nostro libro preferito. Ovviamente credo che sia in ambito pagano quale sia il libro preferito e non vorrei ripetermi rispetto alla settimana scorsa, ma uno sicuramente dei miei libri preferiti è appunto Una guerra di streghe di Timothy Knab, che se riesco vi metto nella il link alla recensione. È un libro che non si trova più, ma che se trovate su una bancarella compratelo, prendetelo perché anche se non è proprio nelle vostre corde, ci sono là fuori tantissime persone che lo cercano anche per colpa mia, ed è un libro appunto sui curanderos, messicani ed è importante per me perché è un libro che ho da tantissimi anni, se vogliamo è stato anche tra uno dei primi libri pagani che ho, è una storia vera, e io amo i libri sulle storie vere. E questo insieme ai libri di Corinne Sombrun e anche alla sciamana di Olga Karitidi sono stati i libri che ho amato di più leggere a livello di esperienze di altri con un fondo di verità e questa realizzazione di qualcosa di assolutamente fantastico che ha cambiato le vite di queste persone rendendole poi effettivamente tutti e tre degli sciamani, anche se sciamani di tipo diverso. Purtroppo, a parte credo la sciamana di Olga Karitidi, che anche quello l'avevo recensito, credo che nessun altro libro si trovi, perché anche i libri di Corinne Sombrun che vi avevo recensito purtroppo non si trovano più tutti, se non forse una sciamana di città, una cosa del genere. Io spero che prima o poi si decidano a ripubblicarli perché sono dei veri tesori avere questi diari di bordo di esperienze altrui. E questi libri, sicuramente parlando di sciamanesimo, sono quelli che, anche se provenienti da tradizioni che non fanno parte poi della mia odierna, mi hanno spinto a voler conoscere meglio questa parte di pratica e che mi hanno poi condotto appunto a quello che invece nella tradizione nordica viene chiamato Sitre, sul quale non ci sono dei veri e propri effettivi libri per poterlo praticare, ma si sa appunto essere una pratica sciamanico-stregonica che probabilmente era riservata per lo più alle donne e in un certo senso era quasi vietato agli uomini poterla praticare. Infatti lo stesso Dino gli è recriminata questa cosa da Loki nella Lokesanna. Comunque, e cos'altro dire? Questi sono, diciamo, i miei libri preferiti. Ho amato tantissimo, ovviamente, anche i libri di Cunningham e il libro di Dorothy Morrison, L'arte della strega, all'inizio del mio percorso. Quelli sicuramente, se me l'aveste chiesto 13 anni fa, erano quelli i miei libri preferiti. E non so veramente cos'altro dirvi, perché parlarvi della trama di libri che in realtà ho già recensito mi sembra inutile e non ho altri libri preferiti, perché ovviamente quelli che vi ho consigliato come primi da comprare per quanto riguarda la tradizione nordica nel video sui libri nordici, ovviamente sono tra i miei preferiti, però per altri motivi. Ecco, un altro libro che amo parecchio, che magari non vi ho nominato, è quello di Galina Kraskova di Suodino, che è The Whisperings of Woden, che comunque mi ha dato molti spunti per lavorare con questa divinità, per insegnarmi cose su questa divinità. E ancora ogni tanto lo rileggo nelle sue parti perché, come tutti i libri devozionali incentrati su una sola divinità, danno effettivamente tanti spunti simpatici da poter rielaborare o adottare. Ed è un libro preferito perché è stato poi comprato, tra l'altro, proprio nel momento in cui mi sono approcciata maggiormente con questa divinità e che ho usato ad intervalli diversi per molto tempo. Altro non saprei dirvi, sinceramente, quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!